tanto che muore senza sapere se e a che cosa è servito il suo sacrificio. La sola dimensione del nostro vivere che noi siamo in grado di contribuire a realizzare è quella della giustizia, perché non è giustizia senza eguaglianza, e l'eguaglianza non può esistere se non è lotta di ognuno di noi contro se stesso e contro l'egoismo collettivo. Intitolando la tua iniziativa a questi valori, caro Adriano, mi sembra che fai opera eminentemente garibaldina, su un territorio ricco di storia, anche per il passaggio delle bande di Garibaldi stesso, avviato a Mentana e a Roma. Mentana, che non fu sconfitta se non militare, e non fu vano sacrificio, segnò invece la determinazione di tanti volontari cittadini a completare tra italiani la grande epopea della spedizione dei Mille. Fallì sul momento, e questo pesò molto nella politica degli anni successivi, ma l'esempio era dato. Gli italiani si sono fatti da loro stessi, tra buoni e cattivi maestri, lavoratori stimati nel mondo intero, soldati coraggiosi della Grande Guerra e più ancora della Seconda Guerra Mondiale, che li ha visti anche traditi ed abbandonati dai loro cari, ma forti ognuno a modo suo nello smarrimento della nazione, nel nome d'Italia elevato a valore individuale e spesso congiunto con quello di Garibaldi. La nostra storia ci detta tante ragioni d'orgoglio. Se siamo coerenti con i valori che ci hanno animato nei momenti migliori, porteremo questo nostro orgoglio nella grande coscienza europea, che abbiamo contribuito, con eccezionale coraggio, a costruire da più di 60 anni. I passi si fanno così, ogni giorno, anche tra amici. Tanti auguri per una giornata così significativa, alla quale mi dispiace di non poter partecipare, e con amicizia, Anita Garibaldi Janet. Non è la media che ha visto a diciamo che è un discorso di una questa con due è un discorso diverso anche di te. Coinvolgendosi così in prima persona del discorso dei Garibaldi, al quale Gianmarco, vorremmo tutti quanti noi italiani, non ignoranti, nipote di un Garibaldino, tutti italiani, con le due armi, la penna, che sono armi atomiche, di difendere questo personaggio e che comincio a intravedere politicamente delle situazioni poco chiare. E non fai solo un discorso a poche persone, lo fai veramente all'Italia tutta. È un eroe che tutto il mondo ci invidia e non voglio che dei mentecatti che sono al Parlamento e che tutti rappresentano almeno delle persone che sono qui abbiano anche questa opportunità e questo sprezzo di parlare male di un personaggio come Garibaldi. Comunque in questa ottica noi abbiamo pensato di farti un omaggio simbolico che poi in qualche modo il professor Ciordi lo mette in prima linea. Certo. Abbiamo trovato con la cortesia, la bravura di Calmero, abbiamo trovato una medaglia storica del 1867 che veniva data 83 che veniva data comunque a chi faceva parte a una qualunque situazione, a una spedizione, a una qualunque situazione, una campagna, e quindi noi ti decoriamo simbolicamente con questa medaglia. La medaglia è una medaglia del centro di Umberto I. È stata istituita nel 1883. Sei originale, certo. Questo ci dovrebbe essere anche il nastrino originale. Deve pensare a Anita Garibaldi, però non essendo che un nipote dell'eroe. Indegnamente. Comunque il nipote comunque si è stato maggiore, quindi a tutti gli effetti. Sottattino, dai. Le medaglie andavano portate a sinistra, quindi sul tastino. Sul cuore. Ecco qui. Evviva!